Hey Police Sting nel pomeriggio di Radio Sound di si fa prima cantarla sta canzone che a citare il titolo, giusto? Non sono da solo, si apre ufficialmente in questo momento l'appuntamento con Bakery Time, come tutti i mercoledì alle 13.30 o giù di lì, 13.35 circa, il nostro appuntamento dedicato alla Bakery Piacenza. Diamo ufficialmente il benvenuto, il buongiorno a Dante Conetani, General Manager della Bakery Piacenza. Buongiorno. Buongiorno a lei. Un pochino più vicino a me, perché sennò da casa dobbiamo stare vicini. Non è che la voglio baciare. No. Non siamo reciprocamente i nostri tipi. C'è pericolo proprio. Allora, benvenuto a Radio Sound. Oggi anche una giornata, come dire, un po' particolare. C'è stato questo inghippo, l'ultima partita. Ed è arrivata la decisione del giudice sportivo, sconfitta a tavolino per Bakery Piacenza, giusto? Certo, era prevedibile, perché chiaramente aspettavamo questa sentenza non sapendo cosa l'arbitro avrebbe scritto sull'offerto. Quindi il risultato definitivo quello, no, ma faremo di ricorso. Ricorso subito, ho capito. E ripercorriamo un attimo cosa è successo praticamente in campo per chi non era al palazzetto l'altro giorno. Dovremmo stare qui tutto il pomeriggio. Abbiamo un minuto. Tre parole sono dopo la rottura del secondo tabellone, chiaramente, e dopo la rimessa in gioco del primo tabellone dopo un'ora e qualcosa. Sì. L'arbitro si è riunito nello spogliatoio dopo che io avevo chiesto cosa facevamo, e mi ha detto: ci riuniamo nello spogliatoio e poi le faccio sapere a tutti, chiaramente. Certo. Sono riusciti, non mi hanno comunicato nulla, sono andati, o vedevo che parlavano con gli allenatori, e sono andato in metà campo e hanno sospeso la partita. Al che, ma si vede anche dal filmato, io vado verso di loro e chiedo motivo, e loro mi dicono: sono state delle motivazioni da discussione, comunque diremo tutto al giudice sportivo e lui deciderà. Io avevo pensato, chiaramente, c'era un fuori tempo massimo che non era dovuto a noi, ma alla rottura del secondo tabellone, e quindi, visto che erano circa le 22.45, facendo una valutazione dei tempi, pensavo fosse il motivo fosse quello. Poi salutato gli arbitri che ormai andavano verso lo spogliatoio, mi sono chiesto tra me, poi parlando in giro, le motivazioni erano nelle altre, allora mi sono deciso di andare con educazione bussando alla porta agli arbitri, chiedendo ufficialmente qual era la motivazione. Loro hanno chiamato il dirigente dell'altra squadra e ambedue hanno riferito che la sospensione era dovuta alla mancanza del tabellone. A che io ho detto: e lei chi gliel'ha detto? Ho parlato con i due allenatori, e visto che sono a referto, visto che io rappresento la società da regolamento, è l'arbitro che deve chiamare il responsabile e chiedere se c'è la disponibilità del secondo tabellone. E questo, ok. Quindi, a prescindere che c'era, non c'era, sì, che è una situazione, sì, sì, giustamente logica e concreta, il fatto che non mi abbiano chiesto penso che sia abbastanza grave. E dunque anche da qui parte il ricorso che avete già presentato, lo presenterete in giornata? No, abbiamo preparato. Avete preparato? Queste cose, siccome ci sono pochi tempi, molto ristretti, quindi alla fine abbiamo preparato un'eventuale bocciatura e quindi andiamo a ricorso. Perfetto, grazie dunque intanto ad Dante Conetani per questo importante aggiornamento. La chiacchierata è appena iniziata, tra un attimo parleremo anche di campionato, ma parleremo anche del percorso professionale e umano di Dante Conetani.